Salve e bentornati. Allora, questa volta sono costretto a dover sostituire la lama della mia Valex SN209. È una sega a nastro piccolina che però diciamo che fa il suo lavoro. In pratica non so se vi è noto, ma il problema di queste macchine è che avendola le ruote molto strette, con un raggio di curvatura stretto, tendono a far rompere le lame. Però ormai sono 3 o 4 anni che ce l'ho e devo dire che se uno ha un po' di accortezza quando va a fare i tagli, cioè evitare di adottare degli angoli di taglio troppo stretti oppure spingere il pezzo in maniera troppo decisa nella macchina, tutto sommato la macchina fa il suo lavoro. La cosa importante però è regolare bene la lama quando la si va a montare. Allora, io finora avevo utilizzato delle lame originali della Valex, che quando le andavo a montare dovevo praticamente con le pinze andare a schiacciare tutti quanti i denti, perché altrimenti il taglio veniva veramente fatto male. Ne ho comprate invece questa volta un modello diverso, sempre economico, costano credo 9 euro l'una, ma non hanno i denti piegati, quindi il taglio viene molto più pulito e non c'è la necessità di dover schiacciare i denti. Allora, adesso in pratica smonto la lama, smonto tutti i pezzi per poter inserire la lama nuova e andiamo a vedere quali accortezze adottare per poter montare la lama in maniera corretta ed evitare che ovviamente questa si rompa facilmente. Una delle cose fondamentali è il tensionamento della lama, che io ormai faccio praticamente a occhio, cioè conosco la macchina, quindi so regolarmi di conseguenza. Teoricamente però andrebbe fatto in una maniera un po' più accorta, cioè se non avete esperienza sulla macchina, in pratica una volta montata, come vedremo, dovreste andare a provare a testare la tensione della lama eliminando tutti quanti i blocchi. Io ormai non lo faccio più perché la lama viene inserita in macchina con la macchina già dal punto di vista della tensione più o meno regolata. So quando la smonto quanti giri gli faccio fare alla manovola di tensionamento, per cui non ho questa esigenza. Allora, iniziamo con ovviamente prima di tutto, ecco, vado a far ruotare il tensionamento in modo tale da poter inserire la lama. Mi conto il numero di giri che faccio sulla manopola, così quando devo andare a ritensionarla non devo stare a ricontrollare tutto quanto, perché più o meno riuscirò a tensionarla in maniera corretta semplicemente riposizionandola così come era prima. Altra cosa fondamentale è controllare bene la centratura sui cerchi, per cui messa la lama vado a ridargli i giri che gli avevo praticamente tolto per inserirla. Poi la faccio ruotare a mano per verificare che la lama sia effettivamente al centro del cerchio, perché questa è una cosa importantissima per il corretto funzionamento della macchina e della lama. Una volta fatta questa operazione, passo ovviamente alla sistemazione delle guide. Tutte le guide, ce ne sono varie, vanno collocate a circa mezzo millimetro dalla lama, quindi sia i cuscinetti che i perni laterali vanno messi a mezzo millimetro, ma la cosa importante è effettuare i controlli incrociati. Allora, diciamo, primo parziale difetto della macchina è che il carrello, questo qui su cui io sto agendo, che serve a
regolare i tensionatori a seconda del pezzo che mettiamo in macchina, non è molto rigido, per cui anche quando lo andiamo a stringere, la sua guida non è che lo porta in una posizione perfettamente collimante tra il basso e l'alto. Per cui è bene, quando si va a fare la regolazione, fare dei controlli incrociati, quindi prima con la guida in basso, poi con la guida in alto e alla fine possibilmente con la guida a metà, in modo tale da verificare che tutti quanti i fermi siano corretti in tutta come dire, la luce utile della lama, perché noi quel pezzo lo andiamo a spostare a seconda della lavorazione che facciamo, per cui è importante regolarlo bene. Quindi, regolato il pezzo, i fermi sopra, vado a regolare i fermi sotto, a fare la prima regolazione dei fermi sotto, però, perché una volta che andremo poi a successivamente a regolare la ruota con l'inclinazione, dovremo ripetere l'operazione. Quindi, in pratica faccio un primo allineamento di tutti quanti i fermi. Quindi sempre a mezzo millimetro dalla lama. Completata cioè la prima regolazione dei fermi. Vedete che la lama è praticamente già in tensione corretta. Vado a far ruotare a mano e ascolto la macchina perché ogni volta che noi agiamo su una regolazione stiamo assestando la macchina, per cui potrebbe accadere che magari va imbattuta da un'altra parte e non ce ne accorgiamo. Facendola ruotare a mano invece noi riusciamo a sentire chiaramente se la macchina tocca da qualche parte. Ora, chiaramente era la prima regolazione per cui toccava sui cuscinetti, per cui vado a regolare anche i cuscinetti dietro e così completo praticamente il primo allineamento, perché questo non sarà sufficiente per completare l'operazione. Quindi assesto il cuscinetto di battuta anch'esso a mezzo millimetro dalla lama e poi vado a fare la stessa operazione sul cuscinetto sopra, sempre a mezzo millimetro. Vedete come si muove il blocco? Ok. La lama tocca perché il blocco, vedete che ruota praticamente, per cui bisogna fare molta attenzione quando si va a stringere. Ok, adesso teoricamente è in posizione, ma è in posizione statica. Ora bisogna far ruotare a mano la lama, in modo tale da verificare se durante la rotazione la lama mantiene l'asse. Nel fare questa operazione qui bisogna controllare l'asse della lama rispetto al cuscinetto, sia sopra che sotto, e man mano andare a regolare la macchina agendo sulla manopola che è posta sul retro della macchina, quella in alto, che regola l'inclinazione della ruota. Qui ci vuole molta pazienza perché bisogna controllare bene questa operazione e non è semplice ottenere in pratica la verticalità della lama. Bisogna perderci un po' di tempo, ma fatelo perché è fondamentale. Vedete come la lama tende a entrare e uscire. Io adesso inizio con la manopola dietro a regolarla, fin quando non otterrò praticamente un movimento verticale, possibilmente il più rettilineo possibile. Questo fa sì che la lama lavori in maniera corretta, ma soprattutto mi garantisce che
tenderà a non sbattere sul cuscinetto e svirgolare. Poi un'altra cosa, prima che mi dimentico, è molti dimenticano quando fanno il taglio con, soprattutto con macchine piccole come queste, cioè con rulli piccoli e lame piccole, che il braccetto di regolazione, che nei tagli rettilinei va abbassato il più possibile sul pezzo, nei tagli non rettilinei invece va alzato il più possibile in modo tale di consentire alla lama di flettere. Questo spesso è uno dei motivi di rottura della lama. Per cui tenete presente e ricordatevelo, quando fate tagli rettilinei va abbassato sul pezzo, quando fate tagli che non sono rettilinei va alzato il più possibile per lasciare la lama libera di muoversi. Ecco, fatta la regolazione praticamente della verticalità della lama, prendo e vado a ricontrollare nuovamente tutti quanti i perni e i fermi, perché è chiaro che ogni volta che si agisce su una regolazione, si può modificare tutto l'assetto generale e infatti qui, bisogna andare a riregolare i fermi. Sul perno, questo qui, verticale che si alza e si abbassa, io tendo ad adottare una via di mezzo, cioè con il fatto che quell'asse non è perfettamente stabile con la guida, cioè quando lo spostiamo in basso e in alto non mantiene una assialità perfetta, allora io faccio più controlli in basso, in alto e in mezzo in modo tale da adottare una regolazione che sia una via di mezzo fra le tre posizioni. Quindi il mezzo millimetro posso anche leggermente modificarlo in modo tale da avere una misura media costante fra le tre posizioni, perché col fatto che noi quello lo spostiamo è inutile che io magari ottengo il mezzo millimetro in basso, però poi quando lo sposto in alto sto a 2 mm. Allora forse è meglio avere 1 mm sotto e 1 mm sopra piuttosto che avere una posizione completamente sbagliata. Ed ecco perché faccio più controlli sulle varie posizioni. Dopodiché di nuovo ricomincio e vado a riverificare i primi fermi regolati, perché chiaramente sicuramente saranno da risistemare. Vado a far riruotare la macchina per riascoltarla in modo tale da escludere che ci siano parti che vanno a toccare. E a questo punto praticamente l'operazione di rimontaggio è completata. Che dire della macchina? È una macchinetta economica, però fa il suo lavoro. Io ormai ce l'ho da credo 3 o 4 anni, non mi ha mai dato un problema e se avete visto i miei video, io insomma la uso piuttosto spesso. Certo, non è una macchina professionale, ma non ha neanche il costo di una macchina professionale. Ed in più, se anche voi come me non siete dei professionisti, ma siete degli hobbisti, vale sempre il discorso della valutazione dell'investimento. Cioè, acquistare una macchina che costa, non lo so, 600, 700, 800 euro, che però utilizzo in una maniera non produttiva, secondo me non ha moltissimo senso. Io quello che posso dire è che in circa 3 o 4 anni di utilizzo, questa credo che sia la terza lama che cambio, per cui tutto sommato va bene. E tutte e 3 o 4 le volte che ho rotto la lama, l'ho rotta per mia disattenzione. Cioè ogni volta praticamente una frazione di secondo prima di romperla ero consapevole che la stavo rompendo perché magari stavo facendo una cosa in fretta o con poca attenzione. Adesso posso riattaccare la spina e riaccendere la macchina. Sentite che il rumore è pulito. Faccio una prima verifica di taglio di un pezzo
E come dicevo all'inizio del video, questa lama qui, anche se economica, non presenta, diciamo, la problematica di quella originale che non faceva dei tagli puliti e bisognava quindi schiacciargli tutti quanti i denti con le pinze. Questa invece appena montata ha dato, diciamo, un discreto risultato. Faccio un'altra prova con un multistrato di betulla che è ovviamente un po' più duro e resistente rispetto all'abete. La macchina va bene, il suono è pulito, perché quella poi è una cosa fondamentale, imparare ad ascoltarla. Ok. E con questo praticamente abbiamo concluso. Spero di avervi detto tutto. In sintesi, è una macchina che io sinceramente consiglierei. Ciao e alla prossima!